Grazie. E in questo video voglio farvi vedere la mia postazione modesta, piccolina in un armadio, però vabbè, adesso cominciamo. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere la mia mascotte, che non vale a tanto perché dovrebbe far asciugare le unghie, però io l'ho comprata perché mi piaceva e l'ho nominata Sophie, perché soffia, e ho detto questa sarà la mia mascotte, la tengo sempre così come portafortuna. Iniziamo col vero proprio materiale da nail art che ho, che è la prima scatolina a valigetta qua, che ci sono vari buffer che non ho ancora da usare, spazzoline, limettine, altri buffer piccini, il separadita dei piedi, la mia lima preferita che è quella in vetro, altre lime di varie grane, il taglia cuticole, la forbicina, pinzette, gli spingi cuticole e tutto un po' per la cura delle unghie. Ok, poi ho un'altra scatolina sempre uguale che contiene tutti i miei stickers di vari fiorellini, colori, dove questi sono tutti bianchi e neri. Poi ho qualcosa di più colorato, col fucsia, comunque sempre su fiorellini, farfalline, fiocchettini. E poi ho le lunette, anche quelle della Kiko, e questi che mi pare si chiamano stripping, lo scotch. Poi passiamo alla terza valigetta, che contiene tutte le mie ruotine che ho fatto fino adesso, delle mie prove. Che vediamo se si riesce a vedere qualcosina, sono varie, un po' di tutto. Sì, ok. Poi adesso passiamo alla scatola contenente tutti gli schetti vari, guanti, bastoncini, quelli per le orecchie, la mia crema Dove, garze, solventi della Shen, poi quelli della Essence che tolgono i glitterini, questo di immersione, il mio bidoncino pattumierina, un po' di tutto per la pulizia. Poi passiamo alla mia cassettiera, così, allora l'ultimo cassetto contiene le mie vaschettine dove metto le gocce di smalto per fare la nail art, questo per la manicure, e poi qua ho un po' tutti questi per la French, varie basi della Maybelline, le goccine asciugasmalto della Essence, le varie rinforzanti della Essence, top coat della Essence, goccine per le cuticole, gli oli vari e tutto un po'. Poi nel terzo tengo la prima parte di glitterini tutti colorati, pagliuzzini, poi vediamo un po' di tutti, sì, più o meno sono tutti un facsimile di vari colori. Qua ho le spugnettine che uso per fare la nail art effetto spugnatura, e qua ho un'altra scatolina dove tengo i dischetti, tutti i miei set stamping della Essence, questi presi dai cinesi, questo che non ho ancora da provare e sono curiosa di farlo. Sì. Poi nel secondo ho un'altra parte, ho dimenticato la prima, un'altra parte di tutta roba quanto riguarda brillantini, glitterini, ho questi vari con varie forme, stelline, fiorellini, cuoricini, questi che sono tutti quadrifogli di vari colori. Poi ho queste scatoline qua che ci sono i brillantini rotondi a cuoricino, stelline, lunette. Poi qua ho della specie di, sono delle palline piatte piatte tutte madreperlate che sono veramente carini, anche questi vari colori. Poi qua ho ancora tanti glitterini e ho anche le bubble, poi cosa sono queste, ancora varie forme, cuoricini, di tutto un po', diciamo. Poi qua ho ancora robettina
nelle ruotine che sono ancora glitterini brillantini colorati, poi solo argentati che cambiano forma, quadrati, triangoli, i fimo, varie forme anche queste, animaletti, smile, di tutto. Ok? Poi nel primo abbiamo tutto quello che riguarda la decorazione, le forbici, gli stuzzicadenti, i bastoncini, poi ho le penne queste per levare le sbavature dello smalto, i miei pennelli, il mio poggiadita che mi ha regalato la mia bambina, che devo dirlo perché sennò si offende, poi i miei dotter, ancora pennelli, altri pennelli nuovi nella scatolina, poi essenziale questa che mi piace ed è buona, madonna mia, disastro, la cremina per le cuticole della Essence, e poi ho le mie calamite, una della Essence e due della Kiko per gli smalti magnetici, dotter, e con questo abbiamo terminato. Poi qua vabbè ho il rotolone di Scotters, le mie salviettine queste monouso che metto quando lavoro e mi piacciono parecchio, e adesso niente, passiamo allo scatolone di smalti, che non sono tantissima, ma per me è già una buona quantità. Ecco qua, abbiamo in questa scatolina piccola i due della Essence per fare lo stamping, poi alcuni grigi, un violetto brillantato, sempre quelli a pennino fine, sempre della Essence, e qui abbiamo qualcosa della H&M, sono questi colori un po' così che andrebbero a coppia. Questi, poi ho qualcuno della Pupa e questi qua li ho trovati nel mese di luglio, iniziato fine luglio, l'offerta con un giornale, se non erro, Grazia, che gli davano un euro, perciò grazie Pupa, perché sennò non mi avrebbe potuto permettermeli, perché io vado o di cinesi o ecco, infatti questi sono tutta una serie, li ho comprati tutti i colori che c'erano, ed erano 6, perché mi hanno colpito e non vedo l'ora di fare un tutorial con questi colori qua vivacissimi, e sono questi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dal giallo, sono bellissimi. Poi ho qua qualcosa già della Essence, questi sono ancora dei marchi strani di cinesi, un altro della H&M, poi qua ho un po' di Kiko, di cui magnetico e vari colori, viola, lilla e così. Poi nell'altra scatolona più grande abbiamo ancora parecchi della Essence, poi ancora Kiko rosa, questo Tiffany che è bellissimo, questo azzurrino cielo, quest'altro che l'ho usato parecchie volte ed è veramente bello, poi questi due qua sempre presi dai cinesi che sono un glitterato col doro giallo, poi ne ho alcuni della Shaka, rosso, blu, giallo, verde, che mi trovo bene anche con questa marca perché si stendono veramente bene, poi ancora Essence, presentato, dorato, poi ho la Yes Love, sempre presi dei cinesini, così, con glitter, poi ho parecchi della Maybelline, però sono più tanto tonalità scure che penso proprio userò in inverno, anche della Rimmel, Maybelline, poi ho, vediamo, Astra anche, che sono questi quattro, rosa, questo tutto luccicoso, il nero, e poi ho sempre della Essence questi due che sono i crack e questi due che sono i magnetici, e poi un Rivel e sì, ancora qualche marca forse di cinesi senza nome, e basta, penso proprio di aver fatto, di aver detto più che altro, perché farli vedere tutti ciao, ci vorrebbe un video di 2 ore, però penso di aver detto tutto. Niente, questa per adesso è la mia postazione momentanea, perché verrà sempre cambiata, perché io sono una spendacciona, ragazze, quando ho qualche soldino in tasca io purtroppo vado e compro le mie cose della nail art, smalti, perché mi piace, e poi magari un giorno si sa mai che farò anche un video quando magari comprerò qualcosa di particolare, vi farò vedere i miei acquisti, poi se voi comunque volete scrivermi,
dirmi quello che pensate su quei pochi video che sto facendo perché ho appena iniziato. Comunque ho il mio forum che è iloveneilart.net e se volete commenti, fate tutto quello che volete, ditemi consigli, tranquille, io sono qua. E niente, questo è tutto, al prossimo video, ciao ciao!